Buongiorno mister. Buongiorno. Senta, voi andrete a giocare due trasferte molto difficili, Palermo e Firenze, mentre la Juventus giocherà due partite in casa abbastanza semplici sulla carta. I tifosi ci chiamano in radio, quelli che ci chiamano insomma ci fanno sapere che sono un pochino preoccupati, che il distacco tra voi e la Juve possa aumentare. Si sente di dirgli qualcosa, di comunicare, di dire qualcosa ai tifosi? Ma c'è il calendario, c'è l'idea che ci possiamo fare di un calendario, c'è la carta e c'è la realtà soprattutto. E bizzarramente il calcio è così, a volte sembra difficile per una squadra e facile per l'altra, e infatti non è così. E penso che anche quest'anno la storia ha mostrato che noi a volte abbiamo perso due punti e la Juve ha vinto su un calendario che sembrava più favorevole a noi, e il contrario è successo anche, io penso a dicembre per esempio. Questa cosa veramente non è una verità, conta solo la verità del campo. Nessuna partita è vinta prima e noi dobbiamo seguire la nostra strada. Sappiamo che dobbiamo recuperare i punti persi in casa, fuori casa, e andremo a Palermo per questa cosa, per vincere e recuperare dei punti. Onessa, Roma TV. Mister, il Palermo è molto temibile soprattutto in casa. Noi abbiamo qualche problema dietro, sembra out Torosidis, Manolas come sta invece? Sta bene, è convocato, a parte Torosidis che non sarà convocato, tutti gli altri, a parte i squalificati ovviamente, saranno in gruppo, e abbiamo abbastanza qualità in questa squadra, in questa rosa, per rispondere a una partita così. Noi giochiamo una squadra del Palermo che ha della qualità ovviamente, soprattutto in attacco, è una dei migliori attacco della Serie A, ma prende anche tanti gol questa squadra, e allora con questi parametri noi dobbiamo fare la nostra partita con intensità e con qualità dal primo secondo al 95esimo minuto, per fare di tutto per tornare con i tre punti, sarà il nostro obiettivo. Angelo Mangiante, Sky Sport. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Un solo allenamento oggi per Totti, sì. dal derby, ritiene che sia sufficiente per rivederlo in campo domani o è arrivato il momento di destro? No, rido perché penso che se facciamo il conto di tutti gli allenamenti che ha fatto Francesco nella sua vita, nella sua carriera di giocatore, allora sì, sarà pronto per domani, assolutamente. Valdiserri, il Corriere della Sera. Scusa, no, okay. Su destro invece? Mattia è un attaccante nostro. Mattia è un attaccante nostro, mi sono già espresso su Mattia. Mattia è importantissimo, farà dei gol con noi e io conto su di lui tutta la seconda parte della stagione, non cambio discorso. Luca Valdiserri. Buongiorno coach. Buongiorno. Lei prima ha detto il Palermo ha un ottimo attacco, però prende parecchi gol. Allora la Roma l'anno scorso era una squadra ne prendeva pochi, una squadra molto equilibrata. All'inizio della stagione questo equilibrio era stato trovato un po' con Florenzi tra i tre attaccanti, poi insomma, per farla breve, quest'anno lei ha messo Florenzi contro il Milan per esempio 0-0, primo tempo contro la Lazio, e la Roma ha creato poco. Questa è una squadra che ha ancora bisogno di equilibrio, ho visto come sta, ha bisogno di un attaccante in più. Non tanto il modulo, però paga ancora l'equilibrio, la ricerca di equilibrio? No, non lo paga Luca, ma dipende delle partite, dipende contro chi giochiamo, che modulo gioco alla squadra avversaria, se hanno attaccanti forti, se sono una squadra che fa più gol o che è più forte in difesa, dipende di tanti parametri, dipende anche da come sono i miei. Penso a Adem per esempio, che non ha iniziato, non mi ricordo, forse l'ultima o la penultima, sul fatto che non era al 100%. Sono tutti parametri che io devo prendere in conto per fare la squadra che inizia, ma
per fortuna per ogni squadra, soprattutto per la mia, non è gli 11 che iniziano che contano solo. Io faccio quasi sempre la gara in 14 e è così che sempre faccio le mie previsioni. Non è che dopo aver fatto la squadra formazione all'inizio mi riposo e non faccio più niente, rifletto per vincere partite anche in corso, anche in corso. Zucchelli, che può essere il problema per noi, per esempio abbiamo Keita alla Coppa d'Africa e abbiamo Nainggolan e De Rossi fuori, vuol dire che giocheremo con i nostri centrocampisti, ma forse su questo riparto bisogna inventare qualcosa in corso, per esempio. Zucchelli. Sono qui, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiederle, lei ha detto su destro, è un nostro attaccante, resterà con noi, sono convinto che ci darà una mano. Mattia ha la stessa convinzione? Lei ci ha parlato, è convinto come inizio stagione? Ma il meglio è parlare con lui, io quando parlo con lui, quando lo vedo in allenamento è al 100% e io sono tranquillo su questa cosa. Austini, il tempo. Buongiorno. Buongiorno. Il derby, durante la telecronaca su una TV nazionale, ho sentito dire al commentatore, intorno alla mezz'ora del primo tempo, Maicon non può giocare. Lei è d'accordo con questo? Ci spiega cosa ha? Se c'è un problema di dolore, un problema atletico? No, abbiamo parlato di questa cosa sulla partita d'Udine, penso, dove era la ripresa e lui non aveva 90 minuti nelle gambe. Dopo contro la Lazio ha mostrato che sul piano fisico stava bene. Lui è un giocatore importante, lo dobbiamo gestire sul fatto che quando si gioca ogni 3 giorni è difficile per lui fare tutte le gare, ma direi che è quasi la stessa cosa per tutti. Per il momento possiamo ancora tranquillamente non essere nella gestione, ma quando inizierà febbraio, metà febbraio, ci saranno 2 mesi con partite ogni 3 giorni e bisognerà fare appello a tutta la rosa. Per questo che per me è più una buona cosa in questo momento dare tempo di gioco, perché ci sono squalificati, assenze eccetera a tutti i giocatori, e quando avremo tutta la rosa intera potremo affrontare molto più tranquillamente con giocatori tutti in forma questa maratona che ci aspetta dopo. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Buongiorno, mister. Buongiorno. Volevo chiederle questo: nell'intervista che abbiamo fatto all'inizio anno, lei aveva detto che non aveva chiesto nessun giocatore alla società, sì, per rinforzare la squadra sul mercato di gennaio. Volevo chiederle se è ancora di questa idea e poi se può dirmi qualcosa, se lo conosce, se può essere un giocatore che può essere utile alla Roma, questo Salah, il cui nome è uscito nelle ultime ore, al quale potrebbe essere interessata la Roma. Grazie. Ma dei nomi in gennaio sono come le fiori, no? Arrivano tante, come le fiori d'inverno. E io non ho niente di altro da dire, ho sempre la stessa opinione, la mia rosa così può andare avanti finché non abbiamo infortunati importanti. Aspetteremo di vedere per Leo Castan, per esempio, come vanno le cose, ma lui è tornato, sembra bene, vediamo quanto tempo bisogna per tornare con noi. Sarebbe per me l'unica cosa, non il caso di Leo, ma di avere un infortunio importante prima della fine gennaio, per pensare a rinforzare la rosa. Ancora una volta lo dico, questa rosa è stata costruita per tutto l'anno e per rispondere a tanti impegni, allora io mi fido dei miei tranquillamente. Bisogna solo ogni partita, e è la cosa che mi aspetto domani a Palermo in una gara difficile, che loro danno sempre il 100%, chiunque sia, che stanno motivato come il loro allenatore, che hanno l'ambizione del loro allenatore, e tutto andrà bene. Rossomando, Teleradio Stereo. Salve mister. Salve. Il presidente Lotito della Lazio ha detto: io non scommetto sullo scudetto della Roma. Le chiedo, Rudy Garcia ci scommette ancora?
Ma io non ho niente da dire su questa cosa, perché mi sembra che i miei dirigenti hanno già risposto. Io posso solo dire che non molliamo, non mollo io né un secondo né un centimetro. L'unica cosa che dobbiamo sapere, che mi sembra essere di buon senso, ed è giocare ogni partita quando arriva e non fare proiezioni altre. La partita di Palermo è quella più importante adesso, perché la prossima è abbastanza difficile per non pensare a altre cose. Dobbiamo tornare di là con 3 punti e dobbiamo fare tutto, e solo questa cosa veramente ci serve per la concentrazione attuale. Le altre cose, io non perdo tempo con queste cose. Sonnino, Radio Radio. Salve, mister. Salve. Io le volevo chiedere questo: il derby mi sembra che abbia dimostrato che Totti ha ancora qualche gol nelle gambe. Sì. Allora le chiedo, ha pensato a un modo per magari avvicinarlo un pochettino di più alla porta, visto che di fatto viene sempre a 40 metri a prendersi la palla? E poi al volo, per chiudere, perché volevo chiedere se il mio collega le avesse fatto la stessa domanda 2 mesi fa, lei avrebbe risposto in modo diverso? Grazie. Risposto che? Alla risposta ma la mia risposta ad oggi o la mia dichiarazione del momento? No, se le avesse chiesto scommetterebbe sullo scudetto della Roma 2 mesi fa, lei avrebbe risposto sì, come è già capitato, oppure no? Avrebbe risposto sì. Io ho lo stesso avviso oggi che 2 mesi fa, quando esatto. Ho parlato? Ma esatto. Sì, ho lo stesso avviso. Perché devo cambiare qualcosa? Ah, va bene così allora, va bene così. Francesco è stato efficace nell'area nel secondo tempo, l'abbiamo già spiegato sul fatto che sotto 2 gol era importante far andare indietro questa squadra avversaria, anche se spingere a essere nel campo avversario e avere più palle gol e più cross possibile, soprattutto sulla nostra fascia sinistra, che è una buona notizia, perché tutti dicono che attacchiamo meglio a destra, e su questa gara abbiamo mostrato che attenzione anche alla nostra sinistra, che può essere una cosa importante sul fatto di avere molti soluzioni d'attacco e per segnare dei gol, che rimane la cosa più importante per me per vincere partite. Però quindi non ha pensato ad avanzarlo? Ma è già avanzato, a parte farlo giocare indietro della porta. No, non posso metterlo più avanti, è centravanti. Dopo il suo gioco è anche venire incontro, anche toccare la palla, anche favorire il nostro possesso palla. L'unica cosa, quando lui viene incontro, come lo facciamo quasi sempre, i 2 altri attaccanti devono essere più avanti, più nell'area, più dare profondità e più dare presenza alta. E quando Francesco è alto, gli altri possono venire anche incontro. È sempre un equilibrio anche in attacco sulle corse offensive. Lo Russo, RDS. Buongiorno Garzia. Buongiorno. No, le chiedo semplicemente se, visti gli impegni della Roma e della Juve, il calendario della Juve in questo momento sembra più favorevole, se è un pochino preoccupato che in questa fase qui possa prendere il largo, magari rispetto invece alle partite passate. Ho risposto a questa cosa sulla prima domanda, la mia risposta è sempre la stessa. Calendario non vuole dire niente, c'è solo il fatto di essere concentrati per guadagnare, per vincere la partita nostra, e dopo gli altri fanno la loro, non c'è niente da fare. Io posso solo influire sulla mia squadra e spingerla a vincere tutte. Facciamo l'ultima, torniamo da Sky. Sì, no, un'ultima perché non è stata fatta. Sul modulo, sì. Sarà possibile capire una cosa, visto che non ha lei 3 centrocampisti, cioè 2 squalificati, De Rossi e Nainggolan, più Keita. A questo punto gioca col modulo del secondo tempo del derby, per intenderci, quel 4-2-3-1, oppure si abbassa magari sulla linea del centrocampo uno come Florenzi, o non so, avrebbe anche la soluzione di far esordire per la prima volta Paredes, ecco, però se può chiarirci qualcosa. Ma posso chiarire tutte queste cose, che possono giocare Flore al centrocampo, può giocare Leo Paredes, Usciano è tornato e che può dare anche una mano, non tutta una partita, Manuelson può giocare qua, non siamo senza soluzioni. Io ho preparato, a parte il nostro modulo gioco abituale, ho preparato 2 altri modulo gioco che posso usare o dall'inizio o durante la gara, dipende dalle cose che vogliamo fare, dell'atteggiamento
punto anche difensivo, e quando dico difensivo non è aspettare l'avversario, perché difendere forse a volte è fare di tutto per guadagnare la palla in alto, può essere anche un atteggiamento difensivo offensivo, si posso dire così, perché sempre la cosa è di dire recuperiamo la palla per attaccare meglio e per dare problemi all'avversario. Bisogna solo, non solo scegliere bene, perché per me il modulo gioco non è il santo graal, dipende che fanno i giocatori nel modulo gioco nostro, questo sì, lo devono animare, fare un'animazione perfetta sia sul piano difensivo che offensivo. Voilà. Grazie a tutti.